Un corpo carbonizzato è stato scoperto all'interno di un veicolo avvolto dalle fiamme nella notte, precisamente in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto a Lecce. La vettura ha coinvolto una Kia Crena a 7 posti, è stata individuata in fiamme attirando l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3 del mattino. Dopo aver estinto l'incendio, i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere nell'abitacolo dell'auto. Un'indagine è stata avviata per determinare l'identità della vittima e comprendere le circostanze della tragedia. I carabinieri della stazione di Santa Rosa sono incaricati delle indagini che considerano tutte le possibilità, incluso il possibile suicidio. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il veicolo distrutto dal fuoco risulta registrato a nome di un uomo di 69 anni originario della Sardegna, nato in provincia di Cagliari ma residente nel Mantovano. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro se il corpo ritrovato all'interno dell'auto appartenga effettivamente al proprietario della stessa.